Ehi hey Amanda, bella videocamera 4K. Comunque, dobbiamo andare da Emma a Bel Air. È da un po' che non facevamo visita a Emma e a Sam. O meglio, ci sono passato per varie missioni secondarie, ma loro rimanevano lì fermi sul divano così. Emma, I'm just a regular guy with stupendous skills, but I need you Dove sei, Emma? Ma aspetta. Ah, questo è Luciano, dove ci hanno chiesto, tizia. Stavo un attimo guardando le armi uniche che abbiamo ottenuto e, a parte la magia nera che l'abbiamo ottenuta totalmente a random entrando dentro un negozio, ma penso di aver ottenuto la chiave per questo, perché se no non riesco a spiegarmelo. Le uniche altre due armi che ho ottenuto facendo missioni secondarie sono Okami and Whiskey, che è la traduzione giapponese di Gods and Whiskey. Non sono sicuro se voglio utilizzarla o potenziarla, dipende se troviamo altre katane o altre spade utili, perché mi piacerebbe avere comunque una squadra di armi uniche. Diciamo. E l'altra arma unica che ho ottenuto è il drago di Giada, che a differenza delle altre due ottenute fino ad ora è l'unica viola. A parte questa che ovviamente è leggendaria. E credo che le leggendarie siano proprio numerate. Il massimo che puoi ottenere con le armi normali è il fucsia. Poi ci sono le leggendarie, che sono uniche. Tra l'altro ho ottenuto abbastanza larve di insetto da poter fare questa qui. Però, come ho detto, aspettiamo di trovare un'arma decente su cui metterla. Dicevo, a proposito di armi uniche, noi comunque abbiamo queste qua, che per carità non sono niente di che. Però sarebbe comunque bello averle. Certo, queste qua che purtroppo sono verdi, ormai. Però, non sarebbe comunque male averle. Se, una volta potenziate, possono essere buone. Dunque, Andrea di sopra. Ehi là. Andrea, cosa ci fai sul letto? Andrea, I'm not dead and you're not dead. Welcome. Good to see you alive. Good to Emma see you keeping too. you busy? No, I burnt my mop. It was that or shove it up a certain gulag. Ma come? Power to the few surviving people, comrade. I must confess, I raised my hand to Emma and Sam. Ho sentito dal Not telefono, something they'll forget in a hurry. Immagino. Did you catch it on camera? I'll pay. Ci sono le telecamere di Emma was sicurezza. such a lovely girl once. Fame has not been kind to her. But perhaps something good can come from all this horror. A good dose of pant-bursting horror usually does the trick. Yes, maybe. I just think perhaps with Sam Effettivamente non sembra. Everyone deserves a second chance. Non sembra, però Sam Even aveva intenzioni serie da quello che Miracles diceva, happen. She came to this house, you know. Ma come? Congratulations. But don't you want to leave with us? We will be safe now. For a moment, I saw the old Emma. So, where are they? We need to move. Nelle fogne. You only just missed them. After my chancla. Well, they seem keen to leave. They're waiting for you at the sewers. Ecco, appunto. Emma Jones, in the sewers. Oh, sono contento per te, Andrea, che te la Well, I ridi. better go then. It's fucking dangerous out there. Well, may God watch over you all. Whatever happens, you will always be welcome at the Salazar residence. God bless you, Andrea. You and your family. Goodbye, Andrea. Are you going back downstairs anytime soon? Tieni. Ti va bene questa? Me la bevo io che almeno mi ricarico la furia. Porca miseria, 1300 a botta sta cesta, eh. È il momento di andarsene da qui. Back to Patton's. Oh, hanno fatto la tomba per Michael e il cane. Cristo. Ma proprio accanto al cane. Io gli volevo bene, tutto il resto. La tomba accanto al cane. Vabbè, se questa era la considerazione che avevi di lui, chi sono io per poter giudicare? Yo, Emma, Sam, it's Jacob, you E io ho there? sentito qualcuno Hello? gridare. I'm heading over to Patton's crib. I'll see you there. Io ho sentito qualcuno gridare. Ma sì, poi Sam sa come cavarsela. Già. You're on the wrong side of history, boys. Dai, testine di cazzo. Venite qui. Mi spiace, ma il mio territorio è l'acqua. Ecco fatto. Ah, beh, certo. Facile così. Ecco perché stavo prendendo danno. Cretino di merda.
Vai, riprovaci. Tu. E la tua gambina mancante. Cretino. Dream on of bloody deeds and death. Una katana. Le fogne sono sempre, come al solito, meravigliose. Allora, la prima volta non eravamo entrati qui. Qui abbiamo un fusibile. Ah, beh, certo. Facile così, Mi serve però la valvola. Dove la trovo? Eccola qui. Un po' nascosta. Però l'abbiamo trovata almeno. Un'accetta. No, un fucile sportivo. In realtà quello che avevo mi sa che si stava facendo vecchio, vero? È indietro di pochissimo. Basta che lo smantello e mi riprendo tutti i pezzi. È stato un bel bottino questo. Qui, la prima volta, abbiamo visto il nostro amico esplosivo. Spero mi facciano usare il tavolo da lavoro. Ehi, piccioncini! Yeah, stop by. But Andrea said something about sorry yes. She really wanted us to stay, but... We have to be firm with her. Hey, who's out there? Sono io, amico! And I brought a couple of mates. Best behavior. Oh my god, Emma Jones! Oh, hey. Oh! Hello! Oh, it's a mess! Everywhere! Miss Jones. Oh, there's no need to kneel. We're not the queen. You are for me. Tap on. Patton. And I'm Sam B. You know, who do you voodoo, bitch? No, non mi ricordo. I really need your help. There's a helicopter on Hollywood Boulevard. Today, you fly. No, 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 I can't. You know Omen to Kill? Yeah? Remember how Randy couldn't get back in a car after his crash? But then, when the monster was about to get me, he suddenly shows up in a Camaro and saves me. So cool. I need you to be my Randy. Be Randy for all of us. Okay. Okay, yeah! I will do it! I'll try! For you. Thank you. Secondo me ci muore lui, mi dispiace. Mi dispiace un sacco. I think I remember how to fly. Ma credo che morirà. We are going to die in a fireball. Keep it moving. This way for the happy ending. Thank you, kind sir. Bel martello che hai, Sam, comunque. Questa volta però era strano la reazione. Doesn't matter. Time to reclaim the real you. Abbandono in tronco. È come andare in bici. Sembra un meme. Dio mio. La mia preoccupazione si sta avverando, però. Mi sa che siamo verso la fine. Eppure, nonostante sia stato corto, se è corto, non mi dispiace. Mi dispiace però aver atteso così tanto. Cioè, non mi dispiace il fatto che sia corto, perché quello sì mi dispiace. Mi dispiace il fatto che, appunto, abbia dovuto aspettare così tanto per questo titolo. E il titolo comunque è buono, perché è valido a modo suo. Però, cacchio, mettilo davvero in confronto al primo Dead Island. Il primo Dead Island, PlayStation 3, durava un sacco. La mappa era enorme. Qualsiasi mappa, quando la cambiavi, durava un sacco. La prigione, che sembra una zona comunque fine a se stessa, aveva molte aree per essere un solo edificio. Qui abbiamo tante minimappe e non è brutto, ma... Dove diavolo è Jamal, eh? Emma? The Metro. Ovviamente. Ecco qua. Solo hater. Ah, eccoli là, infatti. Mi stavo chiedendo che fine hanno fatto i miei amichetti.
Ah, tavolo. Vantaggio esplosione. Buongiorno. Colpisci uno zombie afflitto da un effetto di stato, innesca una violenta esplosione. Non è brutto come effetto, però è molto al caso. Cassa BDB. Mi avete atteso a lungo? Ovviamente quella zona immagino di dovermela fare da solo, vero? Ma va. Yes. Thought it was a red one. È sempre quello rosso. Me. Sam, non ti conviene. Ho il tuo numero. Ma buongiorno a lei, signore. C'è sempre un'altra via. Purtroppo tocca sempre a noi. Vabbè. Oh no, di nuovo. Però mi serve la valvola, aspetta. Eccola qui la valvola extra. Allora, questa va qui. E infatti, che è stato? Dobbiamo fare 10. Cazzo sta succedendo? Scratch one. L'altro 20, quindi dobbiamo togliere questo. Fatto. L'ultima è 50, quindi abbiamo 10, 20 e dicevamo questa è 50, quindi di nuovo questa la togliamo. Non so cosa mi avesse bloccato, ma mi sono bloccato in questa zona qui, non riuscivo più a muovermi. Ecco qua. Che cacchio. Ci sono giornate che guarda, la gente proprio non ti fa neanche lavorare. Ecco fatto. Never let it be said I can't handle the pressure. Se solo si potesse chiudere le porte come in Dying Light. All these people trapped in the dark with each other as they turned. Situazioni strane. Da dove è esplosa, scusami, da dentro l'altra? Che finché non ti ci trovi dentro non potrai mai capire. Vediamo se... aspetta un attimo, ho visto un'arma viola o... Allora, siccome non mi fido... Ah, ecco appunto, perché non mi fidavo. Vola, bello! Beh, non ha funzionato come volevo. Sai, quando andavo a studiare a Milano ho visto sui mezzi pubblici gente uguale a questa. Oh, cos'è questo? Ecco, ti pareva. Ovviamente. Allora, l'unica cosa che non mi piace, devo essere sincero, scusami, capisco mettere un effetto elementale a un'arma. Ci sta, ottima aggiunta, davvero carina, bella idea. Però scusami, io capisco che lui è immune al tossico e ci posso stare completamente. Quella è una carta, no, un telefono. E ci posso stare. Ma comunque una mazzata alla gamba sempre la riceve. Io avrei fatto la divisione dei danni. Farei sia l'attacco fisico, quindi magari riduci quello, aumenti quello appunto di tipo, in questo caso tossico. Però comunque poi li lasci divisi i due danni. Ma buongiorno lei là in fondo. Addio alla gambina. Poi adoro che in questo gioco, a differenza di Dying Light, sparare Non è un grave problema. Oh, ma di trappole qui se ne sono ingegnate. Oh, è un fucile a pompa. Fantastico. Non so perché. Lo sapevo. Addio la gambina. Ecco qua. Sì, sto sprecando proiettili, però chi se ne frega. Doppietta dell'emicrania. Beh, un fucile a pompa mi serviva. Emicrania. Fammi indovinare, i colpi alla testa fanno più danno, vero? Con colpi alla testa innesca una violenta esplosione. Direi che è arrivato il momento di proseguire sulla nostra strada. Dobbiamo ritrovare la nostra amichetta Emma Jones. Ah, ma tu ancora vivo sei? I fucili a pompa non fanno abbastanza danno.
Porca troia, l'esplosione della testa. Sai cosa? Credo che in questa zona usare l'arma tossica sia la peggiore delle idee. Meglio optare per altre scelte. Forse anche quelle elettriche non sono un'ottima scelta. Buongiorno. Lascio la porta chiusa apposta, che così la vostra intelligenza artificiale mi permette di uccidervi molto più facilmente. Ecco qua. Grazie. Oh, pensavo che era morto anche lui. Sì, è morto, perfetto. Perché ho la cattiva impressione che a un certo punto dovrò correre? Vabbè che non siamo in Dying Light, però... Yo, Emma. Patton? Anybody? Bloody hell. Ok, il nostro primo fusibile. Ovviamente. Allora, facciamo una cosa... intelligente. Ecco qua. Non c'è mai fine al peggio, eh. Una pistola. Ci avrò azzeccato? Un'ascia zombie. Vabbè. Comunque davvero non ti puoi mai fidare di nessuno, eh. Ok, a quello gli manca una gamba, quindi magari non mi preoccupo. Allora, qua mi conviene usare calibri più piccoli o armi da mischia. È il nostro amico panca bestia questo. Ma... c'è anche la paziente quella elettrica. Aha. Ci conviene fare attenzione. Non mi fido. C'è troppa calma. In una situazione del genere non è mai un buon segno. E infatti... ma vaffanculo, ti avevo schivatissimo, cretino. Dai! Dai che ti sciolgo! Cretino di merda! Si è appena strappato il braccio? Ah, ti piacerebbe! Ma vaffanculo, ti avevo schivato un'altra volta! Ah, giusto! Ecco perché... non mi esce più il quadrato... si sta strappando la carne da solo. Ecco perché è feroce. Perché questo... zombologia. No, aspetta. Questo era l'ultimo nemico di tutto quanto? Scopri tutti i tipi di zombie. Quindi lui era l'ultimo. Uno zombie autocannibale. Aia, mi ha pure fatto male perché c'ha gli spuntoni. Allora, ti dirò che in realtà è più semplice lui che... che l'altro, perché l'altro scappa apposta per curarsi. Quindi non me ne lamento. I'm counting on you to keep them safe, Sam. Beh, Sam è un veterano. Facciamo la stima di chi vive e chi muore? Tutti quelli a casa di Emma vivono. Andrea e tutti gli altri sopravvivranno perché sono là. Non si muoveranno da quella casa mai. Emma è la donzella in difficoltà del gioco, quindi sicuro sopravvive. Sam è particolare la cosa, perché è un ex protagonista. Questo lo rende in entrambi i modi possibile di salvarsi come possibile vittima. Nel semplice fatto che, conoscendo le storie di questo tipo, può voler dire tutto e può voler dire nulla. Ok, per un attimo mi... Per un attimo mi aspettavo che fossero qua. Ecco qua. Quanto sei resistente tu? Beh, esatto, lo sapevo che eri tu. Lo sapevo che eri tu, pezzo di merda. Stavi resistendo fin troppo per essere uno zombie normale. Fatto. E tra l'altro non era neanche uno zombie normale. Era lo zombie che dovevamo uccidere. Sai cosa? Otteniamo pochi punti dall'uccisione degli zombie, perché dalle missioni tu ottieni 7.000, 5.000, ottieni
cretino di merda. Una bella quantità di punti esperienza. Il fatto è, in teoria, quello che ottieni appunto dall'uccidere uno zombie. Uccidere uno di questi ti dà 40. Uccidere uno zombie normale 15. Bellino poco, eh. Comunque, il cuore mutato che abbiamo ottenuto dallo strozzone lì gigante mi serviva. Mi serviva per una missione che dovevo prendere 3 cuori mutati e portarli a una tipa. Sono contento che il mitra, quello piccolo. Wow, che bel casino. Iradigiano è un piccone mutilante. Condivida le stesse munizioni della pistola. Iradigiano. Ma perché continua a rimettermi sta cazzo di cosa che io non la voglio? Ecco perché ho la rigenerazione ridotta. Vabbè, lasciamola, visto che il gioco continua a mettermela. E tra l'altro mi ha sbloccato un'altra di queste. Ottimo. Così ce l'abbiamo tutte. Iradigiano. Quando l'indicatore di furia è pieno, ottiene un aumento moderato della robustezza. Quando non è pieno, ottiene un leggero aumento dei danni. Beh, cazzo, sì. E non è autofagia, incredibile. Allora, mutilai gli zombie per aumentare il danno, ci sta. Per recuperare salute, ovvio. Questa qua delle esplosioni, questa qui non è male. Però, cavolo, perdere anche la salute non è propriamente la prima delle mie opzioni. Mi chiedo, visto che in teoria non sono poche le carte abilità che abbiamo equipaggiato, mi chiedo se però con una possibile espansione aumentino il numero di superstiti e ammazza zombie a 5. Numen non lo so. Qui c'è il tavolo da lavoro? Ah, quindi siamo già... No, no, è ancora lontana alla fine, giusto? Sì, manca ancora tutto questo pezzo. Qua sicuro c'è una boss fight, sicuro. Ok, qui abbiamo la mappa. Dai, su. Che qui c'è sicuro una boss fight. Hey, it's me. Attenta! È ovvio. Vabbè, io mi occupo di quelli qua, eh. Ma più avanti, da questo. Io spero di aver capito bene quello che ha detto e non ha detto la parola con la N, spero. Comunque, dobbiamo incontrarli più avanti di là. Addio alla testa. Certo, fino ad ora comunque non abbiamo avuto problematiche a salire di livello. Fino a là, no. Certo che se dessero un po' più di punti esperienza, schifo non farebbe, vero? Guarda se ormai non ti conosco. Se non ti conosco ormai gioco. Sapevo benissimo che qui avrei trovato una cesta e che lì il tizio si sarebbe alzato. Effettivamente è da un po' che non uso una mazza da baseball. Tra l'altro c'è da utilizzare un fusibile poco più avanti. A questo punto quasi quasi lo facciamo. Tanto siamo nelle zone finali e siamo a un livello abbastanza alto. Oh, certo che in sta metropolitana quasi si divertivano i writer, eh. Certo, acqua e ovviamente nessun cavo elettrico, ma un elettricista. Chissà cosa poteva succedere. Cosa potremmo mai trovare qua dentro? Io spero sempre un'accetta, però le mie speranze si affievoliscono continuamente ogni volta che trovi un martello a granchio. La madonna. Ma poi perché ho aperto il fusibile siete arrivati, ma scusami. Allora, la vera domanda è: come spegniamo questo fuoco? Io sto sparando ovviamente ai pompieri per il semplice motivo che so per certo che nel momento in cui spegnerò il fuoco si sarebbero alzati. Dobbiamo però trovare da dove arriva quel tubo, da dove parte. Anche perché dubito che dell'acqua possa aiutarci, visto... Beh, se facciamo in fretta posso... esatto, posso passare tra uno e l'altro. Se facciamo in fretta riesco a passare tra lo spegnere un fuoco e l'altro. Per fortuna che l'acqua è infinita, va. Ecco qua, vai, 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 vai. Non credo fosse il metodo giusto. Lo so io qual era il metodo giusto.
Eccolo qual è il metodo giusto. Devi sparare i tubi e i tubi sparano fuori l'acqua. Però ormai siamo arrivati. L'abbiamo risolta in ogni caso. Più che altro non riesco a capire davvero questo ammasso agglomeroso schifoso di carne che si espande non solo qui ma anche nelle fogne. La milionaria ha detto che c'è qualcosa di più, che non è un'infezione, è qualcosa di diverso. Ma se non è un'infezione, che cos'è? È una mutazione a parer mio. Perché un'infezione attacca i corpi, una mutazione crea qualcosa. Pestone sismico. Non mi aspettavo fosse un numen. All'impatto il pestone sul cranio innesca un'esplosione violenta che prosciuga la stabilità degli zombie vicino. Oh. Allora, per quanto questa comunque è, questa nettamente meglio al momento. Ma per il semplice fatto che non mi va di avere troppe autofagie attaccate al momento. Magari più avanti mi serviranno, magari no. Ma per il momento non mi va neanche troppo di rischiare. Guarda il cranio che è ancora attaccato al cervello. Proseguiamo. Sempre. Hello? It's Jacob. Are you guys still swinging? Facendo attenzione. Patton's got us into a side tunnel and so far it's clear. We'll have a straight shot through to Hollywood with any luck. How about you? Oh, muddling along. Can't complain. I'll see you on the other side. Be careful. Certo. Questa è chiusa, però vedo un fusibile dall'altra parte. Ovviamente loro sono già arrivati. Non sia mai, Non sia mai. Lì ci va una batteria. Sì, si può rompere il vetro. Kaboom. Bella combinazione che ho tirato su. Addio alla gambina. E addio alla testa. Addio al braccino. E addio al bacino. un pelino esagerato qua. È una nuova carta. Grido volta... ho già capito. Grido voltaico. Può essere solo una cosa. I tuoi attacchi con grido ed elettrificano gli zombie. Ovvio. Però davvero, tutte queste carte sono fatte apposta, ovviamente, per farti creare determinate, come posso dire, build, che ovviamente, se non usi in quel modo, è sprecato. Allora, questo lo lanciamo di là, con la delicatezza di un maestro di tip-tap. Ah, giusto, le abbiamo finiti i fusibili, mannaggia. Più che altro, davvero, tre fusibili e basta. Madonna mia. One slip and it's crispy bollocks. Ok, scusami se non mi sono fidato. È che io, vederli messi così, fermi, non mi riesco a fidare. Esatto, dovevi fare un bel lancio nella speranza che non finiva in acqua. Te, a posto. Lo sapevo che nel momento esatto in cui passavamo si fermava. Cassetta del paziente. Porca miseria. Meno male che non mi fanno danno le esplosioni. Sai cos'è? È difficile beccare la testa con un fucile a pompa. Cioè la becchi, ma è difficile che sia l'unica cosa che colpisci. Sempre un'ottima idea avere il fucile a portata di mano in questi casi. Direi proprio di sì. Se lancio questa batteria adesso, moriamo tutti. Altro tizio esplosivo. Un po' troppo. Però ci siamo. Credo che siamo arrivati alla fine. Stavo pensando al personaggio di Bruno e giocare stealth in questo gioco. Non credo che lo stealth sia un approccio utile in un gioco come questo. Ma il cesso messo qui. Che passavano la metro e ti vedevano cagare. Vabbè che era coperto dal muro, però. Dicevo, l'approccio stealth non mi sembra una grande idea. Questa è l'unica zona che mi sta facendo rimanere sull'attenti il più possibile. Non perché abbia paura, ma perché non ho idea
di cosa potrebbe succedere. D'altro canto è anche vero che abbiamo incontrato tutti i zombie possibili del gioco, il che un pelo non mi fa preoccupare. Più che altro ovviamente non sta apparendo nessuno zombie, il che vuol dire che appena ci addentriamo lì in quella zona illuminata, zombie grosso con tanta vita. Ma la domanda del giorno è: sarà uno zombie muscoloso, uno zombie con gli artigli o uno zombie di quello che muta? Scrivetelo qua sotto nei commenti tra 3, 2, 1, troppa luce. Oh, this gives me an idea. Yo, how are my lovely people? We're good. Happy things we're nearly there. You? I'll be arriving in style. Found the no, ti prego. Davvero? Can you drive one? I'm hurt. This is Jacob, the choo-choo master you're talking to. Enjoy your walk. Thanks. Allora, vantaggio recupero e un'altra lettera. Lasagna alla placenta. Che schifo. A proposito però di schifo, cioè, veramente vorrei realmente capire che cosa cazzo sta succedendo. Ok, so prime the thingies and charge the watsits, I guess. Sì, ma a parte quello penso che tu abbia bisogno di certe conoscenze per poterlo far muovere decentemente. Quindi, prima di effettivamente fare qualsiasi cosa, penso che farò un giro accurato della zona. Perché ipotizzo che finché non attiviamo il prompt, la missione non partirà. Il che vorrà dire che non appariranno nemici. E se i nemici non appaiono, io posso girare tranquillamente tra i vagoni e vedere se ci sono oggetti. Non abbiamo molta altra scelta, giusto? This may draw some unwanted attention. Ma va? La vera domanda è da dove? Eccoli lì. Conviene riprovarci. Stupido coglione. Dai, forza belli. Madonna mia, che soddisfazione. Forza, venite. Ehi, faccio fare tutto all'acido e non mi muovo neanche. Kaboom. Pum. Che dire? Eccoti! Sapevo che sarebbe arrivato un bavoso. Sapevo sarebbe arrivato anche un poliziotto. Addio al bavoso. Addio alla gambina. Vabbè, voi siete facili, dai. Non mi spreco neanche con le armi buone. Tu sei l'ultima? Oh. No, era l'ultima di quella sessione. Peccato. Ok, mi preparo che arrivino da un po' tutti i lati. Forza, belli, venite. Andate a mangiare. Che soddisfazione. Ah, la gioia di riuscire a fare tutto questo da questa distanza. Una mazza da baseball. Of course, I'm always found at the most popular venues. Allora, calmi un attimo. Oh, le, buongiorno. Andate a mangiare, forza. Io intanto mi occupo di quelli grossi e fastidiosi, tipo. Che cacchio. All'ultimo, eh. Mamma mia, che soddisfazione. Ecco qua. Ah, che bello. Da quando abbiamo ottenuto
Le armi da fuoco, il tutto è diventato facilmente e più divertente. E detto ciò, questo fucile lo lascio a terra con la speranza che mi finisca nell'inventario. Si informa ai gentili passeggeri che il treno per Lamezia Terme avrà un quarto d'ora di ritardo. Hollywood James, and don't spare the horses. Però mi chiedo, se noi passassimo attraverso quella merda lì con questa metro, ci passeremo ovviamente a una certa velocità, ovvio.